prima epistola dell'Apostolo Pietro o San Pietro, capitolo primo dal verso 13 fino al verso 25. E come sempre, non potrò mai cambiarlo questo. A Dio appartiene tutto l'onore, tutta la gloria, soprattutto la nostra ubbidienza, e questo popolo e i credenti cosa dicono, quelli di là? Amen. Io sono convinto che ci saranno molti fratelli, molte sorelle che davanti al televisore stanno dicendo amen. E non è sbagliato, perché il Signore è anche davanti a loro, è anche con loro. Amen. Gloria al Signore. Perciò, avendo cinti i lombi della vostra mente, siate vigilanti e riponete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta. Poiché sta scritto, siate santi perché io sono santo. E se invocate come padre colui che senza favoritismi di persona giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore per tutto il tempo del vostro pellegrinaggio, sapendo che non con cose corruttibili come argento o d'oro siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia, preconosciuto prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi, che per mezzo di Lui credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e speranza fossero in Dio. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione, amatevi intensamente gli uni e gli altri di puro cuore, perché siete stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma incorruttibile per mezzo della parola di Dio, del Dio vivente e che dura in eterno. Poiché ogni carne è come l'erba, e ogni gloria d'uomo è come il fiore dell'erba. L'erba si secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno, e questa è la parola che vi è stata annunziata. Gloria al nome del Signore. Passaggio biblico che abbiamo predicato anche altre volte, ma voi sapete che c'è una necessità in ognuno di noi che la parola di Dio sia rinnovata. Perché? Perché siamo dimentichevoli. E se non siamo dimentichevoli per ragione di una memoria che non trattiene, che non ritiene, che non ricorda, diventiamo molte volte dimentichevoli, perché nel trambusto della vita, nel tran tran di questa vita, presi da tante cose, e troppe volte abbiamo dei modelli che non dovremmo imitare. Questa è la realtà. Perché anche involontariamente noi sappiamo che c'è una realtà che è una realtà abbastanza violenta, che ci porta molte volte a imitare dei modelli. Ogni uomo, ogni donna, soprattutto nelle fasce giovani, ma non soltanto i giovani, dobbiamo dire, molte volte hanno dei modelli umani, pensando che siano modelli perfetti, modelli da assomigliare. E questo invece è quello che è la disgrazia, voglio dire, di queste generazioni che hanno portato e ci stanno portando anche nella cosiddetta cristianissima Italia all'immoralità, ma non soltanto l'Italia. Io sentivo ancora, lo sentivo attraverso una importante emittente radiofonica, anche la cattolicissima Spagna sta perdendo tutti i valori. E quando parliamo la Spagna, noi sappiamo che è molto vicina all'Italia per certi valori, anzi forse non soltanto troppo vicini, perché l'Opus Dei sta in Spagna, mi risulta, no? E non tutti sanno che cos'è l'Opus Dei, ma non devo predicare dell'Opus Dei. L'opera di Dio, se per me siete voi, alleluia. L'opera di Dio siamo noi? Noi siamo opera di Dio, amen. E Paolo
ci diceva e ci dice in una certa epistola: siate i miei imitatori, come io lo sono del Signore. Vogliamo dirlo insieme? Siate i miei imitatori, come io lo sono del Signore. In definitiva, Paolo metteva in risalto quella realtà spirituale della sua vita, della sua posizione, della sua testimonianza. Quando parliamo di cristiani ci piace più parlare della testimonianza, di una testimonianza pur di un uomo, e come uomo aveva i suoi difetti anche Paolo, come ce l'hanno avuti tutti. Un solo uomo non ha avuto nessun difetto, è vero? Come si chiamava quell'uomo? Perché quell'uomo è tornato a essere Dio. Gloria a Dio! Gloria al nome di Gesù! Amen! E per dire, siate i miei imitatori, lui prendeva una grande responsabilità sulla sua vita, vero? Lui non predicava come si è predicato per molti anni, fate quello che vi dico e non fate quello che io faccio, assolutamente. No, lui si poneva in una grossa posizione di responsabilità davanti a Dio, perché poteva dire agli altri, e poteva dire a Timoteo, poteva dirlo agli altri discepoli, poteva dirlo ai credenti: siate i miei imitatori come io lo sono del Signore Gesù. Amen. E credo che questa è una posizione che dovremmo assumere tutti quanti noi. Perché? Perché il mondo riconoscerà che siamo figli di Dio. Da che cosa? Dalla nostra testimonianza. La parola dice: dall'amore che vi portate gli uni verso gli altri. Quest'amore che si parla è un amore spirituale, un amore puro, un amore grande. Quest'amore viene da che cosa? Dalla presenza spirituale di Gesù Cristo nei nostri cuori. Quando diciamo che Dio è amore, ci rifacciamo subito a Giovanni 3,16. Voi conoscete ormai a memoria questo, e lo so anche molti che ci seguono per televisione conoscono questo verso. Meno male, perché questo per me è la copertina dell'Evangelo. Alleluia! Vogliamo ripeterlo: è Dio tanto amato il mondo che ha mandato il suo unico figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia la vita eterna. Gloria al Signore. Ecco, e allora i cristiani, quelli veri, e perdonatemi che dico questa espressione, non voglio offendere nessuno, perché tutti si chiamano cristiani, non è così. Se non sei nato d'acqua e di spirito, se non sei nato di nuovo, non pensare che basta dire solo sono un cristiano. Cristiano non lo si dice, lo si dimostra. Il cristiano è colui che segue Gesù Cristo, perché il termine cristiano significa letteralmente seguace di Gesù Cristo. Amen. E dice: ma come faccio a essere seguace di Gesù Cristo? Perché io non lo vedo. E io ripeto ancora quello che abbiamo sempre predicato e insegnato, che Gesù è la parola. Abbiamo la Bibbia, abbiamo la parola di Dio. Gesù è la parola di Dio. Per quella parola è avvenuta la creazione, per quella parola avviene la rigenerazione, per il sangue che ha versato Gesù. E c'è sempre da ricordare, perché adesso quando passa Natale si ricorda il bambinello, poi si avvicina il tempo in cui lo si fa crescere e poi si ricorda di quello che è il sacrificio, poi si suonano tutte le campane, tutta la festività di Pasqua e poi c'è la Pasquetta immediatamente e il cristianesimo è tutto risolto in 3 mesi. Il cristiano vive tutti i giorni per il Signore e il Signore vive nei cristiani tutti i giorni della loro vita. Amen. E questa realtà la vogliamo annunziare, proclamare, lo vogliamo fare con enfasi. Perché? Perché il cristianesimo di buon mercato, il cristianesimo di facciata, il cristianesimo, possiamo dire, di quello che può essere la dichiarazione di una bocca, che non corrisponde alla propria testimonianza, che non corrisponde in realtà ai requisiti spirituali che ognuno per un autoesame può stabilire se ce li ha o non ce li ha. E il primo qual è? È quello della rigenerazione, di essere fatte da creature figli di Dio. Alleluia. Non ci porterà nel regno del Signore, è un'illusione. Puoi spendere anche tutti i tuoi milioni, dopo dare ancora disposizione di fare tante preghiere quando uno non c'è.
il purgatorio avviene per il sangue prezioso di Gesù su questa terra. I soldi non valgono in cielo, è carta straccia. Il Signore non ha bisogno dei soldi. Suo è l'oro, suo è l'argento, sue sono le ricchezze. Amen. E quelle che noi consideriamo ricchezze, sapete, sono delle, voglio dirla come lo diceva un vecchio comico napoletano, sono quisquiglie davanti alla presenza del Signore. Alleluia, vogliamo dare gloria a Dio per questo. Dobbiamo essere imitatori di Gesù Cristo. Vogliamo? Amen. Vogliamo? Amen. Dobbiamo. È un dovere sacrosanto imitare il Signore, imitare anche i santi uomini di Dio, come dicevamo, un Paolo, un Pietro, che pure sono stati pieni di difetti. Non state a guardare che molti vogliono per forza di cose presentare che sono stati uomini eccezionali. No, la loro eccezione è stata che sono stati fedeli al Signore e hanno seguito tutti gli insegnamenti del Maestro e hanno dato, molti di loro hanno dato la loro vita per il Signore. È vero? Amen? Ma quanti difetti? Un Pietro era facilmente, diciamo, istintivo. Qualche volta mi riconosco anch'io in questo. Però io non ho preso mai la spada, non ho tagliato ancora l'orecchia a nessuno. Non so se lo farò un domani, ma ci dovrebbe essere Gesù vicino a me per riattaccarlo. Altrimenti me la passerei male. No, vi pare, vi ricorderete che nell'orto di Getsemane, quando avvenne il momento del tradimento, Pietro non ci pensò due volte, staccò quell'orecchio e meno male che il Signore lo riattaccò subito, altrimenti sarebbero stati dei grossi guai. E poi, ma questo mi fa pensare, dice, ma quando hanno visto l'orecchio che si riattaccava, non si sono neanche fermati quei soldati. Non hanno nemmeno riflettuto a dire, dice, ma chi è costui che può attaccare un orecchio e tutti a posto? Lo fa un chirurgo, oggi con la scienza medica, con l'alta chirurgia, dovrà cucirlo e poi rimarrà sempre un segno, deve saturare, deve fare. La parola di Dio ci parla molto chiaro, il Signore subito l'attaccò, è tutto finito, tornò tutto come fosse, come non fosse successo. Eppure neanche ci pensarono, nemmeno un motivo per poter dire, noi stiamo mettendo le mani addosso a un uomo speciale, perché di uomini speciali ce n'è stato solo uno. È vero? Perché Gesù era ed è vero Dio ed è stato vero uomo. Gloria al Signore. E dobbiamo essere imitatori del Signore. La gente sente tante chiacchiere, tante parole, si parla, ma noi vediamo che molte volte, anzi più delle volte, non sono le parole che colpiscono i cuori degli uomini, ma la testimonianza è quello che si vede. Amen. E io credo proprio la parola ci vuole portare a considerare che è indispensabile per ogni cristiano di vivere una vita che voglio usare un vocabolo che purtroppo continua a essere un vocabolo incompreso, un vocabolo ritenuto impossibile, una vita santa. E ancora per l'ennesima volta voglio spiegare che santo non significa colui che è morto e lo fanno santo e fa i miracoli. Santo significa separato dal mondo, dalle concupiscenze, dalle malvagità, dalle cattiverie, dalla schifezza, dalla sporcizia del mondo, dalla sporcizia morale e appartati a Dio in Gesù Cristo il Signore. E chi ha orecchi da udire, oda. Amen. Quanti modelli purtroppo sono entrati anche nelle chiese. Dobbiamo ritornare e mantenere sempre i modelli originali. E i modelli originali li abbiamo prima nella parola di Dio. E poi è necessario che coloro che servono il Signore si mantengano fuori da
ogni condizione che possa essere di dubbio e di perplessità. Perché? Perché questa è volontà di Dio. Amen. Voi guardate i vostri servitori, non guardate i vostri servitori, che voi non vedete Gesù, è vero? Però vi guardate anche l'uno verso l'altro, è vero, fratelli e sorelle mie? Vi guardate? Quante volte vi ho detto, se vogliamo vedere Gesù, noi dobbiamo vedere l'uno verso l'altro, perché Gesù è nei nostri cuori, per lo Spirito Santo. Io sono alla porta del vostro cuore e picchio. Se tu apri, dice il Signore, io entrerò da te e cenerò con te e tu con me. Gloria al Signore. Quanto è bello quando sente io Gesù sono nel cuore. Certamente non stiamo intendendo il muscolo, è vero, l'abbiamo detto tante volte. Il muscolo cardiaco serve per mantenerci nella vita biologica. Il cuore intendiamo lo spirito. E quante volte l'abbiamo ripetuto che il vero Dio, lo diciamo ai nostri amici, che a volte nuovi amici che si mettono ancora in comunione con noi, usiamo questo termine anche attraverso quello che è il canale televisivo, lo diciamo, il Signore non si realizza nell'esteriore, il Signore lo realizziamo nel nostro interiore, nel nostro intimo, nel nostro spirito. Com'è bello dire, sento la presenza di Dio. Quanti di voi lo dite questo? Fatemi vedere, muovete un po' le mani, fatemelo vedere, eh? Voi state sentendo la presenza di Dio. È un termine che non è molto preciso, perché il sentire è per l'orecchio, ma è un verbo che non ne abbiamo un altro. E a volte diciamo io gusto la presenza di Dio, e anche questo non è sbagliato. È sbagliato questo? E gustare cosa significa in tutto sommato? Che significa? Provare gusto, che significa? Provare una certa sensazione di piacere, vero? Un piacere spirituale è quello di gustare la presenza, la benedizione che viene da Dio mediante la predicazione anche della sua parola, sì o no? Amen! Non ho sentito il vostro? Gloria al Signore! Che Dio ci dia grazia, che attraverso il nostro parlare lo Spirito Santo possa dare comprensione, possa intervenire nella maniera opportuna. Gloria al Signore. E dicevo che c'è una grossa necessità. Troppi modelli sono entrati anche nella Chiesa. I nostri giovani, non tutti, ma molti prendono modelli da fuori. Un modello può essere un cantante, un divo o maschio o femmina che si riferisca al mondo del cinema. E poi stiamo accorgendoci che i mass media lo stanno facendo da padroni. Perché uno basta che vuole affermare le proprie idee, le dice e le butta giù. Ci sono programmi a volte che non vedo molta televisione, per la verità, anzi ne vedo veramente poca, anzi ne vedo veramente molto poca, per la verità, ma qualche volta di passaggio mi trovo quelle discussioni che fanno per dar ragione a uno, dar ragione a un altro, fanno un altro. Quello è un modo come un altro per condizionare le menti. Si stanno verificando anche quei film di fantascienza, quando si parla di clonazione. È vero, non parliamo solo di clonazione nel senso autentico puro, ma anche questa è una forma di clonazione, o meglio di manipolazione. Metteteci i vocaboli che volete, ma non cambiano le cose, dall'una all'altra non cambiano le cose. E voi vedete anche nei fenomeni della moda, oggi si veste tutta la stessa maniera. O meglio, la maggior parte si vestono alla stessa maniera e molti non si vestono come vorrebbero vestirsi soltanto per non dire che sono diverse dagli altri. Che condizionamento che c'è nella vita! Siamo veramente in un clima di grande condizionamento e certamente il mio parlare può semplicemente, diciamo, toccare un pochettino la sensibilità di chi ha dato già il cuore al Signore. Il mio parlare certamente non cambierebbe niente, perché anche nelle chiese è successo questo. È successo anche nelle chiese. Prima delle chiese succede nelle famiglie, perché la chiesa è fatta di famiglie. E vabbè, che fa? Che fa? È cambiato. È cambiato ogni cosa. Non guardiamo, il Signore guarda soltanto il cuore.
solo il cuore guarda il Signore. Questa è una scusa del diavolo. È come la bugia, che pace, la santa bugia. Vai all'inferno per la santa bugia. Vai all'inferno. Che fa questo? Che fa quello? Oh, perché ve lo dico? Mi sto inimicando chissà quanti. Perché altrimenti all'inferno ci vado io se non ve lo dico. È una responsabilità. Dobbiamo tagliare dritta la parola di Dio. Dove c'è santità, deve esserci santità, santificazione. Non possiamo mescolare le cose. Non possiamo mettere insieme ciò che è negativo con ciò che è positivo. Assolutamente, questo non è nella parola di Dio. Anzi, non può uscire da un rubinetto acqua buona e acqua contaminata. Non possiamo servire due padroni. Dobbiamo servire o Dio o Mammona, che è il mondo. La Mammona. Sono belle le mamme, non la Mammona. La Mammona è troppo grossa. Troppo grossa e senza sostanza. Mammona. Le mamme hanno avuto dal Signore un grande compito. E noi italiani siamo tutti mammisti. Quando ci succede qualcosa, mamma mia, anche se non ce l'abbiamo più. Io continuo a dire mamma mia, che mamma mia sta in cielo da parecchi anni. Con ogni piccola cosa ci esce fuori mamma mia. Gli americani, gli stranieri hanno imparato. Quando si sente dire mamma mia è italiano. Pensa, anche in Africa ci conoscono. Come sento dire qualcuno mamma mia è italiano. Poi ci sono mamme delle mamme. Noi rispettiamo tutti i sentimenti possibili. Noi adoriamo Dio in spirito e verità. Amen. E non apprezziamo e non vogliamo appartenere a Mammona. Quando ero bambino mi ricordo che con questo termine si cercava, i genitori cercavano di impaurire i figli, no? Lo facevano apposta. Adesso se non ti comporti bene lo dico a Mammona. I bambini di oggi mi fanno un grande sorriso, una grande risata in faccia e dicono quale Mammona è Mammona. Cambiato anche il tempo, cambiato anche questo, è cambiato. Noi avevamo paura di Mammona. Oggi i cristiani, anche i cristiani, Mammona, Mammona, vogliamo dare gloria e onore al Signore. Vogliamo camminare nel livello di Dio. Questa parola dice siate vigilanti. Che significa essere vigilanti? Lo capite tutto cosa significa, sì o no? Non è mica un'espressione che è incomprensibile. Vero, l'abbiamo letto già dalle prime battute che abbiamo letto dai primi versi, gloria al Signore, in maniera molto chiara, perciò avendo cinti i lombi della vostra mente, in senso figurativo ovviamente, siate vigilanti e riponete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione di Gesù Cristo. Nella rivelazione? La parola di Dio è ispirata? Per comprendere cosa ci vuole? Allora non è solo ispirata, ma diventa anche rivelata. Ma sta arrivando un cantico antico. Rivelasti i tuoi tesori agli umili di cuore. Che bello quel cantico antico. Molti fratelli non lo conoscete. Ma c'è sta chi lo conosce in mezzo qua. C'è qualche fratello che se lo ricorda? Qualcuno, 1, 2, 3, 4, 5, rivelasti i tuoi tesori agli umili di cuore. Bellissimo, gloria al Signore. Io auspicherei sempre un ritorno a certi cantici, invece delle canzoni, continuare a cantare dei cantici, ne continuate e ne conoscete la differenza. Gloria al Signore. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato quando eravate nell'ignoranza. E qui di che ignoranza si parla? Si parla di quando non conoscevamo la parola di Dio. Sì, è vero, ci hanno insegnato i comandamenti, o almeno una forma di comandamenti. Abbiamo ricevuto delle lezioni nella nostra religiosissima nazione di un tempo. Non possiamo dirlo nemmeno oggi, questo termine. Ci è stato insegnato quello che, ma relativamente, molto poco. Non conoscevamo quello che era necessario conoscere. E oggi non siamo più nell'ignoranza.
Oggi rimane l'ignoranza, chi vuole rimanere ignorante, scusatemi, questo vale per tutti i campi della vita sociale, ma soprattutto vale per quello che è la realtà spirituale. Ignorare significa non conoscere, non ne usiamo in senso offensivo. Ci sono molti che rimangono ignoranti perché non hanno la volontà di conoscere. E la parola di oggi è alla portata di tutti, gloria al Signore. E deve esserci un desiderio vivo di poterla comprendere, di volerla capire. E nel momento che abbiamo ricevuto la parola, abbiamo compreso cosa abbiamo capito che dovevamo fare. Dovevamo prima chiedere perdono al Signore di tutti i nostri peccati. L'abbiamo chiesto al Signore? L'abbiamo chiesto al Signore? Li abbiamo anche confessati gli uni verso gli altri certi peccati, vero? Ma il perdonatore chi è? I nostri peccati sono sempre lavati dal sangue di Gesù, per dire il sacrificio della croce. Amen. Siate e comportatevi, dice la parola, come figliuoli ubbidienti, e non conformatevi, cioè non ritornate nella condizione dalla quale ne siete usciti. Eravamo tutti peccatori e privi della grazia del Signore, ma oggi siamo stati lavati, imbiancati. Ogni giorno il Signore ci purifica, anche in questo momento ci purifica. Il sangue di Gesù, il sacrificio, continua a purificare la nostra vita, sì o no? Tutti gli errori, perché noi sbagliamo, noi falliamo, siamo fallaci, abbiamo tanti e tanti difetti e il Signore li conosce, abbiamo anche tante debolezze, ma giorno per giorno acquistiamo forza, acquistiamo questa forza che ci viene dal Signore, questa forza che viene dalla presenza di Dio nel nostro cuore, nel nostro spirito, che è mediante lo Spirito Santo. Amen. Non conformatevi, rimanete figliuoli ubbidienti, attenetevi alla sana parola di Dio, alla santa parola di Dio. E poi c'è un'incitazione e soprattutto un'esortazione molto forte, quella di dirci che dobbiamo vivere una vita, come? Non ho sentito tutti voi, una vita, un modo di vivere santo. Signore aiutaci in questa perversa generazione ormai, ma anche nelle chiese. Molte volte si vuol vivere la vita religiosa. Non possiamo essere i cristiani della domenica, o domenica mattina o della domenica sera. E poi fuori? Poi ci comportiamo come tutti quanti gli altri? Non lo facciamo nemmeno per paura dell'inferno, perché noi dobbiamo servire il Signore. Lo dobbiamo fare in virtù di che cosa? Di quello che abbiamo realizzato, abbiamo ricevuto. Amen. E soprattutto, come ce ne siamo sempre accorti? Come ce ne accorgiamo che siamo nella volontà di Dio? Ditemi, c'è un segno caratteristico, specifico, unico, che non si può confondere, è inconfondibile. Come facciamo a renderci conto se stiamo camminando col Signore o no? Perché ci sono persone che dicono io sto a posto, ci sono credenti, io sto a posto, ma non stanno per niente a posto. C'è solo un segno molto chiaro. Lo dico col cantico? Sento pace profonda nel cuore. Diamolo insieme. Sento pace profonda. Qualcuno dice, ma la pace non posso sentirla perché intorno di me ci sono tanti problemi, il lavoro, i problemi della famiglia, i problemi delle tasse che aumentano, i problemi del petrolio che aumenta sempre di più. No, fratelli, attenzione, attenzione, sorelle mie, attenzione, cari amici, attenzione, la pace del Signore non è qualcosa che realizziamo fuori. Realizziamo dentro. Possa essere tutte le guerre fuori, ma lo sappiamo, la guerra è fatta di tante battaglie, adesso ne vinciamo una, ma dovremmo vincere tutte quante, una per una, perché in Gesù siamo più vincitori. In Gesù, con Gesù. Mamma mia, viene un altro cantico. Con Gesù siamo sempre vincitori, giubiliamo nel suo amore. Con Gesù siamo sempre vincitor, giubiliamo nel suo amor. Chiedo venia della mia voce, che non è certamente una voce da Sanremo, però Sanremo c'entra.
Alleluia! Non quella, non la località. Che dobbiamo essere santi tutti quanti, perdonatemi, vero? Gloria al Signore. Amen. Il nostro modello perfetto è il Signore Gesù. Ogni giorno ci presentiamo, ogni sera, ogni mattina. Ci presentiamo davanti alla sua presenza. Cosa gli diciamo? Signore, perdonami. Perdonaci, Signore. Io chiedo molto perdono alla guida della mia macchina. È il momento peggiore della mia vita spirituale. Perché come gli istinti tante volte. Non vuoi pensare, non lo vuoi nemmeno dire una certa espressione, ma diventa difficile. E voi sapete, anche se non la dite, la pensate. È una realtà delle nostre zone, vero? Una triste realtà, triste. Però lo confesso pubblicamente. Sto mettendo in pratica anche qui la parola di Dio, no? Alleluia. E il sangue di Gesù ci lava. Ci purifica. E lo Spirito Santo ci dà forza. Davanti a questi ostacoli, a queste difficoltà, a questo modo di vivere che vediamo intorno di noi e molte volte anche dentro le famiglie, vogliamo rimanere fedeli al Signore, ubbidienti alla parola di Dio e soprattutto vogliamo essere vigilanti, alleluia! E il vigile, il vigilante chi è? Colui che fa da sentinella a queste cose, che sta attento, che non dorme, non sonnecchia, come dice una vecchia espressione. Gloria al Signore, perché il nostro Signore non dorme e non sonnecchia, vero o no? Il Dio non prende periodi di ferie, il Signore non dice sto chiuso. Quando preghiamo non ci rimanda a dire fra una settimana perché è andato in ferie. Il nostro Dio non va mai in ferie, il nostro Dio è il Dio dell'universo, in spirito e verità. Vogliamo dargli gloria e onore. Amen. Gloria al Signore. Questa parola è una parola da meditare e da assaporare e soprattutto da praticare. Amen. Abbiamo finito tutte e tre le espressioni con la stessa parte finale. Gloria al nome del Signore. E questa parola è quella che ci porta avanti. Ma colui che vi ha chiamati è santo. E io dico tre volte santo. Voi che dite? Tre o uno? E uno è tre. Noi crediamo in un solo Dio, nella persona del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Allora diciamo santo, santo, santo il Signore. Alleluia. Voi pure siate santi in tutta la vostra, in tutta la vostra condotta. Che parola? Voi pure siate santi in tutta la vostra condotta. E non basta dire solo amen. Io penso che al posto dell'amen dovremmo dire aiutaci Signore. Qualcuno ha usato un'altra espressione nei testi biblici. Abbi pietà di me. Alleluia al Signore. Poiché sta scritto siate santi perché io sono santo. E se invocate come padre colui che senza favoritismi di persona giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore per tutto il tempo del vostro pellegrinaggio. Qual è tutto il tempo del nostro pellegrinaggio? Un altro cantico, è proprio giornata di cantici. Sono un pellegrino. Conoscete, vero? Questo è uno spirito. Sono un pellegrino, vado in cielo. Quasi quasi si chiama il maestro bevi l'acqua. Amen, gloria al Signore. Siamo pellegrini o siamo pellegrini? Siamo consapevolmente pellegrini e accettiamo questa condizione. Poi ci sono nel mondo quelli che sono pellegrini soltanto, e sono tutti di fatto, perché tutta l'umanità è pellegrina, sotto un certo aspetto, perché nessuno rimarrà qua. Si nasce, si cresce, si muore. Noi volutamente siamo pellegrini perché non fondiamo su quelle che sono le realtà carnali,
umane. Gloria al Signore. Vogliamo essere soprattutto pellegrini, perché poi siamo indirizzati verso una meta, verso un traguardo. Una meta, un traguardo. E qui io mi devo sincerare, quanti di voi siete indirizzati verso questa meta, il traguardo? Vediamo, parecchie mani non si alzano. Fate presto a mettervi a posto, quelli che hanno alzato le mani. Fate presto, perché da un momento all'altro il Signore tornerà. E se non siete pellegrini e non state marciando verso il cielo, cosa succederà sulla faccia della terra? È stato anche fatto un film a tal riguardo e molti pensano che sia una fantasia, quando improvvisamente mancheranno milioni e milioni di cristiani, quando il Signore rapirà la sua sposa, quando lo Spirito Santo la porterà in alto e incontreremo il Signore nell'aria e ci sarà uno squillo di tromba speciale. E allora sulla terra cosa succederà? Ci troveranno tante case vuote, tanti locali vuoti. Quante chiese, dovrebbero essere tutte vuote le chiese. Però non saranno completamente vuote. Ci saranno quei cristiani che non troveranno gli altri fratelli, quelli che non hanno alzato la mano. Vanno in chiesa, non trovano più i fratelli. Dove stai? Dove sta il fratello Remo? Il pastore Michele, gli altri. Dove stanno? Dove stanno i fratelli? Emanuele, dove stanno? Andranno a cercare di qua, di là. Che cosa faranno? Cosa troveranno? Poi verranno perché vogliono rimettersi a posto. Non sono in grado di dirvi cosa succederà dopo. Posso dirvi quello che è scritto, quello che è rivelato, non quello che non è rivelato, ma una cosa è certa. Fuori sarà il pianto e lo stridor dei denti. E allora diamoci da fare, camminiamo e obbediamo alla parola di Dio, sì o no? Siamo obbedienti a questa parola, camminiamo come si conviene. Questa è una vita di passaggio. Veloce, veloce, com'è? Ripeto quello che ho detto tante volte. Si parla di lunga vita, Auguri nei compleanni, ancora 100 anni. Innanzitutto questa è una fantasia. Ma poi bisogna vedere come si sta vivendo la vita. C'è gente che la vita vorrebbe farla finire prima del tempo e la fanno finire prima del tempo, Ma quando abbiamo detto anche 100 anni, oltre a quegli anni che non sarà mai, uno che mi dice a me di campare altri 100 anni. E devo avvicinarmi a Matusalemme. A certi tempi. Oggi effettivamente, ve lo dico, e questo sto per dirlo pubblicamente, oggi la vita si è allungata, ma perché il tempo si è accorciato. Rifletteteci. Corriamo da un anno all'altro, da un mese all'altro, velocemente, di qua e di là. Non c'è tempo. Il tempo ci manca, quello che ci manca sempre. Vedete anche la scusa di tanti. Non ho tempo di venire in chiesa, non ho tempo, però ha tempo di fare. Ha tempo di fare quell'altro, ha tempo di fare quell'altro, ha tempo di fare i debiti, ha tempo di... C'è tempo per tante cose. E non ne abbiamo capito, molti non capiscono che dobbiamo recuperare il tempo accostandoci a colui che è l'Eterno. Amen. L'Eterno. Fuori da ogni tempo. Gloria a Dio, in cielo non ci saranno gli orologi. Mi dispiace per gli orologiai. Gloria al Signore. Fratelli, questa parola, sorelle mie, ci insegna a camminare meglio nelle vie del Signore. Molti pensano che sono fantasie. Ma quando siamo morti non c'è più niente. Sei sicuro? Sei proprio sicuro che non c'è più niente? Quando noi lo chiediamo invece che c'è, e c'è quello che dice la parola dell'Iddio vivente. La Bibbia, alleluia! Amen! Parola di Dio,
Gloria al Signore, una parola che non scade mai, una parola che non è mai cambiata. Abbiamo nelle mani libri che raccolti nella Bibbia che hanno millenni, secoli, e non è mai cambiato. Le mode cambiano, le situazioni cambiano, tutto cambia, ma il nostro Dio non cambia mai, e lo diciamo sempre, è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Gloria al nome del Signore. E soprattutto vogliamo rimanere e camminare nella santificazione, ricordandoci, e l'ho detto prima e lo ripete questo verso, sapendo che non siamo stati acquistati con cose corruttibili, né con argento né con oro. Mamma mia, mi viene un altro canto, ma come possiamo fare? Non mi compro con argento né con oro. Dice così, maestro Rino, ma col suo prezioso sangue, il Redentore. Messaggi che vengono dalla parola di Dio, vero? Non siamo stati comprati con vile denaro. Nonostante che l'oro è aumentato, anche l'oro è aumentato terribilmente, vero? Ma sono cose che marciscono su questa terra. Un giorno ci cammineremo sull'oro. L'asfalto nel regno dei cieli sarà più dell'oro. Ci cammineremo sopra. Siete sicuri voi di fare questo? Siete convinti di questo? Lo siete veramente convinti? State dicendo un amen consapevole, sì o no? Veritiero, sì o no? Alleluia, gloria al Signore. La vita mia non ce l'ho proprio di oro. Una volta avevo una pedina, andava male, quella di mia moglie. La togliemmo perché non mi entrava più. Queste cose non dovrebbero più interessare i cristiani. Queste cose sono vanità. Ci sono. E si sta tornando alla vanità. Per un tempo, per tanto tempo. Ci siamo disfatte di tanti oggetti che non servivano per fare cose più utili. Oggi questi oggetti sono entrati nelle case, stanno rientrando. Ecco perché questa parola insiste e insiste. Siamo ubbidienti alla parola di Dio e io devo continuare a battere il chiodo. Io devo continuare a dirvi che dobbiamo camminare nelle vie del Signore, che non possiamo fare con un piede da una parte e con un piede dall'altra. Dobbiamo camminare sforzandoci nella perfetta volontà di Dio. Parlando della perfetta volontà, mi ricordo anche che qualcuno mette in dubbio la permissiva. E devo chiarire anche questo. La perfetta volontà di Dio è una volontà chiara, precisa, e dovremmo starci tutti. Però se usciamo momentaneamente, abbiamo perdono o non più perdono dal Signore? Di amore? La volontà permissiva viene dall'amore di Dio. È quella che ci fa fare anche una piccola sbandata, ma poi il Signore ci richiama e ci riporta un'altra volta nella via centrale. Alleluia! Certamente non è quella che Lui desidera, ma è quella dell'amore, è quella della sua comprensione delle nostre debolezze. Se non fosse così, chi di noi sarebbe salvato? Chi di noi scamperebbe? Nessuno. Non scamperebbe nessuno. È vero o no? Cerchiamo di rimanere sempre nella perfetta volontà di Dio. Che dopo quella permissiva si va a quella non permissiva, e allora, e lì sono delle tragedie, sono guai. Vogliamo essere conformi a questa parola. Alleluia. Siamo stati rigenerati non da un seme corruttibile. E sto per concludere. Siamo stati generati nello spirito da un seme incorruttibile. Il corpo nasce da un seme corruttibile, ma la nuova nascita, la rigenerazione, avviene da un seme incorruttibile, che è quello, è che la grazia di Dio. Amen, gloria al Signore. Siamo d'accordo? Non ho sentito, siamo d'accordo? Siamo d'accordo con la parola di Dio. Allora rimaniamo fedeli al Signore, ricordando che anche la nostra vita è come il fior dell'erba. Il fiore cade, l'erba si secca. La vita dell'uomo, anche in altro punto, dice come un vapore di fumo. Si vede, poi dopo non si vede più. Ma il nostro nome rimane scritto nel libro della vita, nel libro dell'agnello, nel libro che ha nelle mani Gesù Cristo il Signore. Che Dio vi benedica. Vogliamo starci in piedi. Gloria al nome del Signore. Vogliamo chinare il nostro capo. Gloria a Dio. Diamo gloria al Signore tutti insieme. Tutti.
Tutti insieme, anche voi da casa, gloria a Dio. Tutti insieme, gloria a Dio. Adoriamo il Signore. Qualche istante, eleviamo una preghiera ancora per tanti che sono, non solo in questa sala, ma che il Signore ha guardato, che il Signore ha toccato, che la parola è arrivata. Gloria al Signore. Ed è parola di Dio. Gloria al Signore. Preghiamo insieme, chiniamo il capo. Padre, vengo a te nel nome di Gesù. Voglio ringraziarti per la speranza, la gioia che hai messo non solo nel mio cuore, ma io sono certo nel cuore di tanti, tanti figli tuoi e figlie tue, Signore. Sì, Signore. Il tuo richiamo è un richiamo d'amore, è un'esortazione a non tornare indietro, ad andare avanti, a camminare in questa via di fede, sì, stretta, via tortuosa, ma che porta e che mena alla vita eterna, Signore. E dacci grazia di non guardare alla via larga dove camminano tutti quelli che non credono e vanno senza speranza. Ti ringraziamo, Signore. Vogliamo essere conformi alla Tua parola. Aiutaci a santificarci, perché vogliamo essere imitatori del Tuo figliuolo Gesù. Grazie, Padre. Continua a parlare ai nostri cuori. Continua a benedire le nostre famiglie. Ma benedice ancora questo mondo che langue, questa società di questi giorni, quelli che vivono senza di te, quelli che dicono solo con la bocca, che credono, ma di fatto non applicano questo credere. Signore, intervieni, benedici la nostra nazione, i nostri governanti, Signore, affinché possano governare con giustizia e in ogni cosa. Ti rendiamo lode, onore, ringraziamento esclusivamente per i meriti del nome di Gesù Cristo il Signore, il benedetto in eterno. Love.
save.